La saggezza antica insegnava che il Mediterraneo arriva fin dove cresce l'ulivo. E tuttavia non è ovunque così. Ci sono posti che si trovano proprio sulla costa, che non sono mediterranei, o lo sono in misura minore rispetto ad altri che ne sono più distanti. E altrove, d'altro canto, le peculiarità caratteristiche del Mediterraneo contraddistinguono parti del territorio continentale, penetrano in esso con molteplici effetti e conseguenze. Il Mediterraneo non è solo geografia. Qui popoli e razze per secoli hanno continuato a mescolarsi, fondersi e contrapporsi gli uni agli altri, come forse in nessun'altra regione di questo pianeta. Le città di mare avevano le proprie forme di governo, i loro cittadini e i sudditi, leggi e prigioni, diplomi e sigilli, bandiere e stemmi. Si distinguono le città con il porto dalle città porto. Nelle prime i porti sono stati costruiti per necessità, nelle altre si sono creati secondo la natura dei luoghi. Qui sono una mediazione o un completamento, là all'inizio o il centro. Ci sono porti che restano per sempre soltanto degli approdi o ancoraggi, mentre altri diventano palcoscenici e infine mondi. In questi ultimi si raccoglie di tutto e le cose vi affluiscono da ogni dove, si possono raggiungere da terra e vi si accede anche dal mare. Si tratta dei porti franchi. Ogni vero porto aspira a diventare franco, ad acquisire e ottenere tutto ciò che serve per tale scopo. La natura del porto dipende dal modo in cui il mare gli sta dentro, dai soggetti cui è accessibile. L'Atlantico e il Pacifico sono i mari delle distanze, il Mediterraneo è il mare della vicinanza, l'Adriatico è il mare dell'intimità. Ci sono dei moli che assomigliano ai profili allungati di barche. Le hanno attese tanto a lungo e pazientemente che alla fine ne hanno assunto la forma. Da posti come questi, i vecchi naviganti ripensano alla loro giovinezza senza rimpianti né rancori. Sul Mediterraneo il corpo invecchia molto prima dello spirito. E infine, è possibile, indipendentemente dal luogo di nascita o di residenza, diventare mediterranei. La mediterraneità non si eredita, ma si consegue. È una decisione, non un vantaggio. Ho scelto Breviario Mediterraneo di Predrag Matvejevic perché è un libro che parla in maniera profonda di Europa, di tutto quello che ci accomuna e ci differenzia, ma soprattutto di quello che ci accomuna. E il Mediterraneo è in qualche maniera il legame più grande per noi di questo continente. Matvejevic scrive un libro che non ha genere, un libro del genere, un portolano, un diario di bordo, un saggio geopoetico, un romanzo di viaggio. Non lo possiamo classificare, noi gli possiamo assegnare dei confini, esattamente come non si possono assegnare dei confini al Mediterraneo, e lo dice lui fin dalle prime pagine, no? Non sappiamo dove inizia, non sappiamo dove finisce, eppure riempie questo libro di tantissime cose, di coste, di mappe, di cibi, di parole, segue le parole in tutti i loro percorsi, no? Tra un golfo e l'altro, tra una montagna affacciata a un golfo e l'altro, no? Del Mediterraneo. È un enorme, infinito catalogo scritto da un intellettuale, un pensatore, uno scrittore, insomma un grande uomo nato a Mostar negli anni 30 e che poi ha vissuto tutta la storia della Jugoslavia ed è andato via quando la Jugoslavia si è frammentata, quando hanno cominciato a vincere i nazionalismi, i guerrafondai, quella che lui chiamava talebani, ed è andato via e ha cominciato a girare per l'Europa. Ha vissuto a Parigi, ha insegnato, ha insegnato anche a Roma ed è andato avanti a predicare la pace, un umanesimo che tiene tutti quanti noi insieme in questa Europa, un umanesimo mediterraneo, è un uomo ponte, un grande uomo ponte Matvejevic, e quindi questo libro ci parla ancora oggi. Sono mesi in cui viviamo in una guerra in Europa e allora questo libro ci parla non solo di pace ma di come possiamo essere di nuovo in pace mediterranei, europei e fratelli. Ti porto un libro perché un libro è un porto.
Un libro è un molo da cui le barche partono e a cui fanno ritorno. Un libro è una bitta a cui aggrapparsi. Un libro è un mare da esplorare con tutti i suoi abissi, le sue onde e i suoi venti. Un libro è un'avventura nuova a cui affidarsi per diventare nuovi.